Abbiamo eseguito un provvedimento che ha riguardato 16 persone raggiunte dalla misura della custodia cautelare in carcere e altre 3 raggiunte dal provvedimento di arresti domiciliari. La contestazione che riguarda la curva dell'Inter, la cosiddetta curva nord, è appunto quella di un'associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di delitti contro la persona, contro il patrimonio, quindi lesioni e estorsioni, con questa aggravante che riguarda il fatto che abbiamo accertato delle agevolazioni nei confronti di soggetti organicamente, secondo la nostra ricostruzione, inseriti in un contesto di 'ndrangheta. Soggetti che erano almeno uno attivamente presente all'interno della curva e soggetti che convogliavano parte di questi profitti, di questi ricavi verso gli interessi della cosca. Dall'altra parte, nei confronti della curva del Milan viene contestato dei componenti, ovviamente parliamo di curva in maniera generica per capirci, di alcuni componenti, quasi tutti di vertice anche in questo caso, della curva del Milan viene contestato un analogo reato di associazione per delinquere con quelle stesse finalità ma senza l'aggravante di cui parlavamo prima. Dato che è emerso e che pure è stato evidenziato in conferenza stampa è da una parte questo accordo di non belligeranza fra le due tifoserie per cui molti dei problemi venivano risolti attraverso intese. Dall'altra lo scopo di profitto che accomunava questa tifoseria e che poi era la chiave per la risoluzione dei problemi, perché era interesse di tutti tenere la situazione tranquilla, e che emerge chiaramente anche da alcune attività di intercettazione laddove alcuni esponenti di vertice o rappresentanti, quindi diciamo ufficiali del tifo organizzato, in questo caso dell'Inter, si sono espressi nel senso: a me non importa nulla della maglia, a me non importa nulla dello striscione. Per me conta solo il fatto economico. Ci sono dei contatti, ci sono in realtà anche delle pressioni, ci sono delle richieste di informazioni, ci sono dei confronti. Certamente, se mi fanno un bel occhio, c'è stato chi si è avvicinato e anche in tempi abbastanza contenuti agli interessi e all'attività della curva, evidentemente proprio per quel fine di profitto di cui parlavamo prima. La pressione esercitata in questo caso sulle società è di livello elevatissimo. Continuo, come ho detto poco fa, a ribadire il concetto per cui le società sono danneggiate da questa vicenda criminale. Le società si sono dotate di modelli organizzativi che hanno manifestato sicuramente delle criticità che vanno migliorati. Noi siamo certi e confidiamo nella collaborazione della società per poter individuare meglio le criticità, per poter trovare in tempi ragionevoli le soluzioni più adeguate per risolvere la questione. Anche per creare un modello che valga, come si diceva prima, anche per il futuro. Noi adesso stiamo reprimendo dei comportamenti, ma il punto non è quello. Dobbiamo essere in condizioni di avere e offrire anche gli strumenti per risolvere in via definitiva il problema, anche il problema organizzativo. Non ci sono accordi o comportamenti di comunanza da recidere, per essere chiari. Bisogna trovare dei modelli organizzativi per tenere lontani in maniera definitiva questi meccanismi che hanno riguardato l'attività di bagarinaggio, hanno riguardato i parcheggi, hanno riguardato la vendita di bibite e così via. Ci sono anche altri settori. Ci sono state delle pressioni di forma estorsiva sui bagarini appunto, o su chi vende delle magliette, proprio perché il controllo deve essere assoluto e vi assicuro che per quello che emerge all'indagine è un controllo asfissiante. La stessa presenza del procuratore nazionale vale a dimostrare che il problema non è certamente Milano. C'è proprio un tavolo di lavoro all'interno del quale stiamo ragionando in procura nazionale. Queste criticità, chiamiamole così, sono emerse al nord come al sud, nelle piccole come nelle grandi città. È un problema che riguarda larga parte di sedi del territorio nazionale, quindi sarebbe riduttivo limitarlo a ciò che abbiamo accertato attraverso questa indagine. I profitti economici delle due associazioni attenevano ad aspetti diversi che leggerete nell'ordinanza, quindi questione del merchandising, rivendita dei biglietti, ingressi illegali nello stadio di tifosi che non erano muniti di biglietto e che venivano fatti entrare e pagavano, tra virgolette, il biglietto non alla società ma agli esponenti della curva. Quindi profitto del reato di associazione non attiene ai traffici di stupefacenti. Con riferimento alla presenza di soggetti 'ndranghetisti, ovvero riferibili a famiglie di 'ndrangheta, si tratta però più di soggetti non stanziali in Lombardia, ma che, come Bellocco, venivano direttamente dalla Calabria.
Bellocco aveva dei vincoli, era sottoposto alla libertà vigilata e attraverso l'aiuto dei componenti della curva ha trovato qui un domicilio, ha trovato un fittizio posto di lavoro e quindi il Tribunale di Sorveglianza l'ha autorizzato a risiedere in Lombardia. Altri soggetti, sempre ne leggerete il nome dell'ordinanza, non sono destinatari di misura, sono comunque indagati, sono soggetti stanziali in Calabria che periodicamente salivano a Milano e in alcuni casi ricevevano delle somme di denaro relative ai proventi in nero dell'attività dei parcheggi, della gestione dei parcheggi intorno a San Siro. Quindi soggetti calabresi, espressioni di famiglie diverse, mandamenti diversi della Calabria. Per quanto riguarda gli esponenti della curva del Milan, aveva diversificato le attività, avevano attività di, diciamo così, tutela delle persone, cioè sostanzialmente guardie del corpo. Ci sono state attività estorsive per quanto riguarda, diciamo, locali in Sardegna, per cui diciamo si inizia dallo stadio e poi progressivamente ci si espande verso altre attività. L'omicidio Boiocchi, insomma, diciamo che insomma, questi ultimi anni c'è stato il tentativo di omicidio di Anghinelli, c'è stato l'omicidio Boiocchi, l'omicidio Bellocco, insomma, per cui la situazione era un po' preoccupante. Sicuramente l'omicidio Boiocchi si inserisce in queste dinamiche, però qui le attività investigative sono ovviamente in corso. Noi avevamo contezza dalle nostre investigazioni che vi erano dei contrasti all'interno del direttivo per la divisione dei proventi. Certo, mai avremmo immaginato che questi contrasti poi sfociassero nell'omicidio Bellocco. Oggettivamente è un evento che ha sorpreso anche noi. Io ho visto entrare il ministro, sì. Però questo si sapeva già dai giornali. Mi ha detto qualcosa? No, assolutamente. Era da solo? Non so niente, assolutamente. Loro sono entrati, hanno dato l'esame e sono usciti. Non è stato pubblico, quindi... Ma c'erano i famosi testimoni? Perché noi sappiamo che per fare un esame c'è bisogno di testimoni e soprattutto l'esame dovrebbe essere pubblico. Guarda, io non lo so, so che delle guardie del corpo, dello staff, del ministro, non facevano entrare all'interno del corridoio in cui il ministro ha dato l'esame. Questo è quello che so. Ma lui è entrato da solo? Non lo so. Quindi il corridoio era blindato dalle guardie, diciamo, del sì, corpo. Non facevano passare, anche comprensibilmente. Ecco. Fino alle scale? No, fino all'inizio del corridoio del dipartimento. Una notizia, professore. Come passa andato bene? È andato molto bene, era preparatissimo, ma abbiamo anticipato per motivi di ordine pubblico l'esame alle 8, è stata una trentina di minuti. E non posso fare i complimenti al candidato Alessandro Giuli, non dirò più nient'altro. Ha preso 30. Ma non le sembra comunque di aver legittimato un ministro che rappresenta anche una determinata ideologia politica, permettendogli di fare questo esame? Allora, lei che è una studentessa, oltretutto lei è rappresentante di studenti all'interno, sì, del nostro consiglio di dipartimento, dovrebbe ripassare gli articoli della Costituzione. Potremmo cominciare con l'articolo 3. Potremmo passare all'articolo 33-34, l'articolo 9, l'articolo 33-34. Gli articoli della Costituzione garantiscono ad ogni cittadino di qualsiasi idea politica il pieno sviluppo della propria personalità e ciò che caratterizza l'università statale, la Sapienza, io sono orgoglioso di partecipare alla Sapienza, è concedere ad ogni cittadino piena libertà di ricerca, di studio e di perfezionamento. Quindi pretendere di impedire a un cittadino italiano di sostenere un esame universitario e di compiere gli studi, se lei legge l'articolo della Costituzione, dice che i capaci e i meritevoli devono avere la possibilità di terminare i propri studi, più alti studi. Quindi noi non abbiamo fatto altro che rispettare i valori costituzionali. Qualsiasi pretesa di limitazione, qualsiasi pretesa di limitazione dei valori che la Costituzione tutela e delle garanzie del rispetto della libertà e del perfezionamento delle proprie
libere capacità e potenzialità è illegale. Innanzitutto voi eravate quindi presenti, ci sono stati dei poliziotti per ovvi motivi di sicurezza, la porta dell'esame era aperta, non è stato impedito l'accesso. Sono stati 40, voi eravate qui, li avete contati, quindi eravate presenti. La porta era aperta, l'esame è stato limpido, le domande sono state difficili, puntuali, e Alessandro Giulia ha risposto con grande competenza. E guardate, non vi è stata alcuna alcun cedimento, né alcun timore nei confronti di un ministro della Repubblica. Era uno studente come tutti gli altri. Come io garantisco la formazione di ogni singolo studente, come si sono sostenuto esami operai, detenuti, medici, avvocati, così anche una persona che fa politica ha il diritto di sostenere l'esame. Non lo so. Quando avrà finito la tesi, quando avrà finito la tesi e sarà una tesi presentabile e discutibile, il tema è Costantino. Decideremo la data di discussione della tesi. Allora, abbiamo anticipato per motivi di ordine pubblico, perché c'erano stati annunciati dei disordini qui in Sapienza. Abbiamo tenuto a tenere l'esame in Sapienza nel mio studio, come adesso stavo facendo esami, sono dovuto uscire, come tutti gli altri studenti erano comunque presenti già alcuni studenti, la porta era aperta, le domande sono state rigorose, la preparazione, lo ripeto, era notevole. Chi erano i testimoni legali? Ce ne sono tanti, devo... Non hanno detto due assistenti e uno studente, può confermare? No, c'erano altre due persone. Comunque, assistenti? No, comunque assistenti sono due colleghi, perché sono due docenti incardinati all'interno, quindi la commissione era costituita da tre docenti incardinati del dipartimento. C'erano studenti? C'erano anche degli studenti nel corridoio intorno all'aula. Ora guardi, io ho fatto l'esame, non è che andavo a registrare la presenza e la carta d'identità. No, io ho visto due studenti presenti. Non è mai capitato di fare un esame a un ministro? La prima volta, penso non sia mai successo. Guardi, c'era anche l'ipotesi di farlo in altra sede della Sapienza. L'esame, sia io che il ministro, abbiamo preferito tenerlo nel mio studio regolarmente.